social recruiting comincia a essere sempre più usata, vediamo assieme dei dati, vediamo di cosa si tratta. Nel mondo gli utenti che usano i social media sono, se prendiamo la Sud Europa, sono il 76% comunque della popolazione. In Italia, giusto per darvi l'idea generale, 50 milioni di persone sono collegate a internet in qualche modo. Tra l'altro, come si diceva stamattina, il 92% usa internet su mobile. Preparati per mettere i millennials in posizione di leadership, perché sarà necessario portarli lì. Preparati perché nel 2025 la generazione Z sarà il 40% della forza di lavoro, quindi vuol dire ogni 10 persone 4 saranno di quella fascia d'età nel 2025, quindi visto che facciamo strategia bisogna guardare avanti, è meglio cominciare a pensare a quello che succederà poi, se no gestiamo solo emergenze. Le aziende, quindi, l'abbiamo detto stamattina, vado veloce, ma cosa si traduce? Dovranno diventare sempre più tech per attrarre quello. Non vuol dire cambiare il nostro essere, vuol dire evolvere l'azienda in un mercato che cambia. Fare selezione sui social, così traduco social recruiting, una traduzione complessissima, diventa cruciale. Non è quasi neanche più una scelta, come il video prima, non è scelgo di farlo o non faccio, forse lo faccio, devo farlo. 9 aziende su 10 comunque stanno usando i social media per attrarre CV in un modo o nell'altro. Quando io so che 9 aziende su 10 lo fanno, o io ne rimango fuori, bravo, oppure competo all'interno di questa... Ecco, non è che sostituisce, ecco, il social recruiting non è che dice adesso basta ufficio, non guardate più, Alessandro, non è vero, basta, non servite più perché viaggio tutto sui social, no. È un canale che va a integrare l'attività.